Va bene, allora direi che possiamo iniziare per oggi. Allora, lunedì scorso ci eravamo lasciati che stavamo guardando le priority queue implementate con i binary heap e mi pare che avessimo fatto l'operazione di push e dovevamo vedere l'operazione di pop e poi bisogna vedere anche come implementarli nella realtà questi binary heap. Allora, cominciamo con questo. Puoi disegnarne uno. Ricordiamoci un attimo, quindi è un albero binario completo a sinistra, l'ultima riga, dove ogni nodo ha un qualche valore associato e la proprietà è che il valore di ogni nodo deve essere minore o uguale del valore dei propri figli. Ok? E quindi avevamo osservato, beh, proprietà 1, la radice è sempre l'elemento minore. Proprietà 2, possiamo inserire un nuovo elemento nel binary heap, facendo l'operazione di push, come ho visto l'altra volta, che è semplicemente aggiungere un nodo nella prima posizione disponibile, questo nodo sarebbe il figlio a sinistra di 14, e dopodiché per ripristinare le altre proprietà possiamo controllare, ma io sono minore di mio padre, io nodo appena inserito, se sì, mi scambio finché o mio padre non è minore di me, e allora vuol dire che la proprietà è rispettata, oppure che sono arrivato alla radice e quindi vuol dire che ho inserito l'elemento minore. E la mamma arriva di là. E la push abbiamo detto anche che ci costa tempo log n rispetto a dove n è il numero di nodi. Quindi la push l'abbiamo vista. Oggi vediamo la pop, anch'essa in tempo log n. Allora, la pop, contrario di push, vuole rimuovere non un elemento qualunque, non come nella coda l'ultimo elemento, non come nello stack l'ultimo elemento, anche se con semantiche diverse, vuole rimuovere un elemento minore. Quindi vogliamo rimuovere questo 3. Come facciamo? Mentre per rimuovere mentre per aggiungere l'elemento mettiamo qualcosa alla fine, nella pop tendenzialmente, idealmente quello che dovremmo fare è questo. Via, è sparito, basta, abbiamo fatto, risolto. Purtroppo no, perché questo qua non è un binary heap per il fatto che non è più un albero, è diventato una foresta, poi ci sono due alberi. Allora come facciamo a ripristinare la proprietà di heap in questo caso? Lo facciamo nel seguente modo. Prendiamo l'ultimo elemento e per l'ultimo elemento intendo quindi, se lo guardiamo a righe, il 13, l'ultimo elemento all'interno dell'albero. Lo leviamo e lo mettiamo come nuova radice. Quindi, in questo modo abbiamo ripristinato il fatto che è un albero binario completo a sinistra. È un albero perché c'è di nuovo la radice, è ancora binario, vabbè, non è che abbiamo aggiunto roba, è completo a sinistra perché abbiamo levato l'ultimo elemento nell'ordine delle righe e quindi è ancora completo a sinistra. Il fatto che adesso non è uno heap perché non rispetta la proprietà che ogni nodo abbia i figli che sono maggiore o uguale a esso, perché tipo 13, palesemente non è minore di 5, non è minore o uguale a 5. Ok, come facciamo a ripristinare la proprietà di heap? Semplice, partiamo dalla radice. E la radice dice, beh, io ho due figli, quali sono i casi? Se entrambi i miei figli sono maggiori o uguali al mio valore, allora ho finito. Perché se io ho spostato tutto il resto rispetto alla proprietà di heap, se io ho spostato questo nodo là e mi vale ancora che entrambi i miei figli sono maggiori uguali a me, allora ho finito, vuol dire che la proprietà di heap è rispettata.
Cosa facciamo invece sulla proprietà di Hitman rispettata? Mi scambio col figlio minore. Perché se mi scambio col figlio minore, il nodo che andrà al mio posto deve essere per forza di cose minore o uguale dell'altro figlio. E quindi io scambiandomi sono per forza di cose minore del mio nuovo padre, che era mio figlio. E questo nuovo padre sarà per forza di cose minore o uguale anche dell'altro figlio. E facciamo una situazione di scambio. Quindi qua va il 5 e qua va il 13. Ho finito? No, perché finisco solamente quando o non ho più figli oppure tutti i miei figli sono maggiori uguali a me. In questo caso ho due figli, però uno è maggiore, l'altro è minore, quindi devo ancora andare avanti. Cosa faccio? Mi scambio di nuovo col minore. Era un 12, per esempio. 13. Ok, ho finito? Sì, perché tutti i miei figli sono maggiori uguali di me. E ho finito. E in questo modo ho ripristinato la proprietà di Hip. Quanto ci costa questa operazione? Log n. Stesso argomento di prima. Io al più scendo l'altezza dell'albero, ma un albero binario completo ha un'altezza di log n, e quindi vuol dire che faccio un numero di operazioni costanti ogni volta che devo fare questo controllo e scambio, e il numero di volte che scendo è più log n. Bene, quindi adesso sappiamo cos'è un binary heap. Ancora a livello astratto, poi adesso andiamo nel concreto, ma a livello astratto lo sappiamo. Il nostro obiettivo iniziale era implementare una priority queue, una coda dove ci sono le operazioni push e pop, che inserisce un elemento da push e pop leva ci dà il valore e leva dalla struttura l'elemento minore. E in realtà le operazioni che abbiamo implementato nel binary heap sono precisamente quelle. Noi possiamo implementare la priority queue direttamente come un binary heap, perché la push fa esattamente quello che ci serve che faccia, la pop modulo il fatto che dobbiamo restituire l'elemento che abbiamo levato, fa esattamente quello che ci serve. Quindi sappiamo adesso come gestire una coda di priorità con tutte le operazioni in tempo log n. Bene, come facciamo a implementarla? Perché per ora, cioè io ho parlato di alberi, ho parlato di cose, ma poi a codice come faccio a implementarla? In realtà questa è una struttura dati che viene chiamata implicita, ovvero per mantenere questa struttura dati in realtà ci sono tipo vari livelli di complessità delle strutture dati. Le implicite sono quelle più semplici, sono quelle che mi posso ottenere usando solamente un vettore e poi facendo operazioni per riuscire a rimappare le cose all'interno della struttura dati estratta. E questa è una struttura implicita, sono quelle più semplici. Ci sono altre, poi magari sentirete come si chiamano, le succinte, adesso non mi vengono i nomi, però questa qua è la più carina, sono le implicite. Perché in realtà se noi sappiamo quanti nodi ci sono nell'albero, noi sappiamo esattamente come è fatto quest'albero, ovviamente a parte i valori, che nel senso. Però quindi ci possiamo immaginare che se noi avessimo sti valori in un vettore, nell'ordine riga per riga, allora vuol dire che, essendo che dato n, data la lunghezza di quel vettore, dato la lunghezza di quel vettore, noi sappiamo esattamente come è fatta la struttura di questo albero, forse riusciamo a non dovercela tenere esplicitamente. Poi vedremo, perché poi è un albero, un grafo, poi vediamo come tengono i grafi in memoria, ma in questo caso non ci serve avere cose più complesse. Ok, vediamo come fare. Allora, la prima cosa, come vi ho detto, è intanto i valori ce li dobbiamo salvare, e il modo in cui ce li vogliamo salvare, che poi vediamo quello utile, è riga per riga. Il nostro binary heap è rappresentato semplicemente da un vettore, ovviamente dovrà essere un vettore tendenzialmente dinamico, perché quando c'è la push e la pop, probabilmente saranno le push e le pop del array dinamico. Ok, quindi il nostro vettorino
Quindi 5, 12, 7, 13, 14, 9, 10, 17. Ok. Notare che il nostro albero, quindi l'immagine astratta che abbiamo di quel vettore, ha una qualche struttura che abbiamo definito noi, il vettore non ce l'ha in questo momento. Il vettore sono elementi seemingly at random, con l'unica struttura che è che il minore è il primo elemento, che tra l'altro è appunto utilissimo per la pop, perché il vettore di 0 è il minimo. Come facciamo a mappare questo in questo e viceversa? Cominciamo a vedere quali sono gli indici del vettore mappati nell'albero. Quindi questo sarebbe la posizione 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Sappiamo che la radice, per forza di cose, è sempre l'elemento 0. E fino a qua. Quello che vorremmo fare è avere tre formulette che ci dicono come passare da un nodo a suo figlio sinistro, suo figlio destro, al padre. Quindi, chiamiamole, left, right e parent. E vogliamo cercare di definire queste cose, perché se noi riusciamo a definire queste tre formulette, abbiamo vinto. Abbiamo il vettore, sappiamo come muoverci, sapremmo come muoverci nel vettore come se fossimo sull'albero, quindi abbiamo la nostra astrazione e quindi possiamo fare tutte quante le cose che vogliamo, tutte quante le operazioni che vogliamo per la push e la pop. Come sono fatte queste formule? Guardiamo un attimino, come probabilmente voi sapete già perché mi avete spoilerato che avete fatto sta roba di algoritmi, però per chi ci segue da casa... Come sono fatte queste formule? In realtà basta guardare un attimo i numeri per accorgersene. In particolare, left e la right. Allora, intanto la right è la più semplice, perché la right, per forza di cose, sarà left di n più 1. Per forza di cose, perché il fratello destro è sempre, essendo che va riga per riga, essendo che quindi il fratello destro ha un sinistro che è sulla stessa riga, vuol dire che per forza di cosa deve essere left di n più 1. E ok, left di n è l'altro semplice, ma in realtà, perché il fatto che partano da 0 un po' rompe in qualche modo delle simmetrie carine che escono partendo da 1, però secondo me è più carino partire da 0 e non lasciare il buco all'inizio. Però non è difficile vedere che il figlio sinistro è sempre quello 2n più 1. Vediamo se questa cosa funziona, tipo 2 per 2 fa 4 più 1, 5, 1 per 2 fa 2 più 1, 3, 3 per 2 fa 6 più 1, 7. Left è 2n più 1. Ok, quindi figlio sinistro e figlio destro ce l'abbiamo. Come facciamo a ottenere il padre? Beh, il padre tendenzialmente uno potrebbe dire, boh, probabilmente esisterà una formula diversa per il figlio sinistro e per il figlio destro, perché quello che stai facendo fondamentalmente è invertire queste due formulette, questi due polinomi di primo grado. In realtà, avendo questa cosa zero based, cioè partendo dall'indice 0, questa cosa ci coaiuta col fatto che in C, in C più, in Python, sotto il doppio slash, le divisioni sono intere, quindi scartano il resto. E in realtà, quindi, se noi facciamo n-1 diviso 2, arrotondato per difetto, ma l'arrotondato per difetto in realtà adesso lo metto qua perché è una notazione matematica, ma ovviamente come fate diviso in C è arrotondato per difetto, questa cosa ci dà esattamente il padre. Perché? Se siamo un figlio sinistro, tipo 5, tipo 3, cosa succede? Che fa 5 meno 1, 2, diviso 2, 2, 3 meno, meno 1, pardon. 3 meno 1, 2, diviso 2, 1, 7 meno 1, 6, diviso 2, 3. Ma, avendo messo quel meno 1, noi stiamo, quello che stiamo facendo è che stiamo mappando, perché è un figlio destro e un figlio sinistro,
E proprio quando facciamo la divisione ci uscirà un punto 5, noi il punto 5 lo scartiamo e quindi riusciamo con una singola formula a mappare sia il figlio destro che il figlio sinistro, sia il figlio sinistro che il figlio destro, nello stesso padre. E non ci serve per nessun floor, perché tendenzialmente casi sono tutti indici interi. Quindi, nella pratica, poi come funzionerà la push? La push funzionerà che io faccio una push back nel re dinamico, so a che posizione l'ho pushato, e a quel punto ogni volta che devo fare la condizione mi devo scambiare col padre, il padre lo so trovare nel vettore, perché basta che applico questa formula sugli indici. E continuo finché o mio padre non è minore di me, o quando mio padre è uguale a me stesso, perché n-1 a 0 fa 0, sì, scusate, 0-1 fa meno 1, diviso 2 fa 0, ok? Quindi la condizione è che quando il padre quando mio padre è me stesso, vuol dire che sono arrivato alla radice, e vuol dire che è finito. And that's it, questo è quanto concerne i binary heap. E li abbiamo usati per implementare una priority queue. Vedremo, li ho fatti non a caso ovviamente, perché poi vedremo algoritmi che usano, su grafiche a long term usano la priority queue. La priority queue definisce anche quasi immediatamente un algoritmo di sorting chiamato heap sort. Come funziona lo heap sort? Ma in realtà è banale vedere che se noi abbiamo una priority queue e continuiamo a fare pop, dell'elemento più piccolo, stiamo ordinando, cioè stiamo ottenendo il vettore ordinato. Se noi abbiamo un vettore, facciamo push all'inizio di tutti quanti gli elementi, poi facciamo pop di tutti quanti gli elementi, stiamo ottenendo gli elementi ordinati. Ma d'altronde noi abbiamo fatto n push n pop, una pop ci costa log n, una push ci costa log n, facciamo due n log n operazioni, e quindi vuol dire che sapere implementare un binary heap ci dà immediatamente un algoritmo per fare sorting in n log n. Ma non solo. Cosa succede se vogliamo avere non il vettore ordinato, ma ci interessano i k elementi più piccoli in ordine? Cioè, posso fare la stessa cosa e fermarmi dopo k operazioni? Posso fare la stessa cosa e fermarmi dopo k operazioni? Però c'è un piccolo problema. È vero che devo fare solo k-pop e quindi mi esce fuori k-log-n, sì. Ma devo fare comunque n-push. Ok. Sempre usando la priority queue, intendi? Sempre usando la priority queue. Ah, ok. E quindi dici, boh, non è che convenga perché comunque esce n-log-n. In realtà, se avete un vettore, c'è un modo per costruire la priority queue in tempo lineare. Da un vettore la priority queue. Se voi avete un vettore, voi potete costruire il binary heap associato a quel vettore senza dover fare un push, ma si può costruire in tempo lineare. Come si fa? Non ve lo sto a dimostrare, non so se l'avete fatto questo algoritmo. Dipende da cosa ci stai per dire adesso. Ok, non so di aver questo algoritmi, non ve lo sto a dimostrare perché è un banalissimo, ma se voi avete un qualche vettore a caso, adesso posso cancellare. Tipo che non so, abbiamo quel 4, 2 e anche un altro così esce per tipo 0, no. Questo, se noi facciamo una rappresentazione astratta come albero binario bababibabum, esce fuori questa roba qua, esce fuori 9, 7, 1, 5, 4, 2, 0, ok, che è un albero binario completo a sinistra, ma non è uno heap. E allora uno dice,
9715420, no, però è giusto. Ma l'1 è sopra il 2. Scusa? L'1 è sopra il 2. No, non è ancora il... Ah, okay, okay. No, come ho detto, non è uno heap. Cioè, è un albero binario completo, esatto. Sì, a sinistra, ma non è uno heap, perché l'inventore è il caso. È la rappresentazione dell'array come albero. Cioè, se noi usiamo appunto la rappresentazione implicita dello heap su questo vettore, esce fuori sta roba, che non è un heap. Ma, quindi se l'avessimo potuto creare in modo stupido, quello che potevamo fare era che facevamo una push di un elemento alla volta e ci usciva un heap. Ma, se noi facciamo l'operazione di pop, senza veramente fare pop, nell'ordine del vettore, quindi facciamo pop di questo, 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 eccetera. Ok, facciamo tutte le pop, però senza veramente fare pop, cioè senza levare l'elemento, solamente facendo la questione del scendere, lo faccio scendere nel percorso che ha il figlio minore. Ok. In realtà questa cosa è lineare. Il perché, appunto, l'ho detto, non banale, perché il bound stupido che uno può calcolare è comunque n log n, perché uno dice, cazzo, devo movimentare n elementi, ognuno ha un movimento al più di n di log n step verso il basso e mi esce n log n. In realtà si può dimostrare che il fatto che sto spostando roba che poi bloccherà altra roba dallo scendere, in totale mi costa un o grande di n operazioni. Quindi cosa sto dicendo? Qual è la cosa da fare? L'operazione di pop, come ho detto, è parto da un nodo e lo scambio col figlio minore finché c'è un figlio che è più piccolo di me o finché non sono una foglia. Quindi tipo cosa succederebbe? Il 9 lo scambio con l'1. Quindi parto da questo elemento, voglio fare la pop su tutti quanti gli elementi nell'ordine riga per riga e partiamo dal 9. Il 9 lo scambio con l'1, ok? Sono foglia? No. Ho un figlio minore? Sì. Lo scambio col minore. Quindi 0, 9. Sono una foglia? Sì. Ho finito. Ho finito? No. Adesso voglio fare pop di questo. Quindi faccio pop di questo. Scambio col minore. Quindi 4, 7. Sono una foglia? Sì. Ho finito. Ho finito? No. Voglio farlo su questo. 0. Qua si è rotto qualcosina, non lo devi fare dal basso, mi sa che lo devo fare dal basso. Allora facciamo così, perché palesemente la cosa che sto dicendo non è vera, perché contro esempio questo non esce dalla mai e non è il minore, ok? Quindi potrei essermi sbagliato, potrei doverlo fare dal basso. Il fatto è che non ho un qualcosa per controllare perché il telefono sta registrando. Puoi tagliare. No, perché almeno così tutte le persone vedono i miei fallimenti sul telefono sempre. Il problema è perché, allora, praticamente dal basso funziona. Tanto io sto parlando perché sto sperando che qualcuno di voi intanto cerchi questa cosa e che me lo dica prima che finisco di parlare, ma allora, perché palesemente dal basso funziona, perché se io ogni volta faccio scendere gli elementi dal basso alla fine, quindi vuol dire che quando arrivo alla radice saranno tutti quanti ordinati e cioè i due sottoalberi saranno degli heap, e quindi se i due sottoalberi sono degli heap, allora quando faccio la cosa funziona. Non so se è lineare in quel modo, però dovrebbe. Dimmi. E il prof algoritmi ci ha fatto vedere questa roba qua, che in pratica vai a verificare, vai a fare i confronti partendo dalla prima foglia verso l'ultima. Ok, quindi è al contrario? Sì. Sì, oppure, cioè, puoi farlo anche da sinistra verso destra, basta che arrivi. Vabbè, ok, quindi ho solo sbagliato che al contrario. Dai, non è dalla radice all'ultima foglia, ma dall'ultima foglia alla radice. O dall'ultima foglia a metà. O dall'ultima. Beh, nel senso, però comunque dovrei arrivare prima qua. Sì, ma diciamo puoi fermarti quando trovi l'indice dell'ultimo nodo che ha figli. Puoi fermarti quando trovi l'indice dell'ultimo nodo che ha figli. Beh sì, però tanto poi quando fai i controlli comunque te ne accorgi. Sì.
è che ti dico quanto ti ho fatto scrivere. No, sì, cioè, quindi il fatto che non lo ricordavo, ma il contrario, cioè mi ricordavo dalla sì. foglia, invece il contrario. Pardon, scusate. Ecco, questo è un po' il problema di fare le cose senza dimostrarle, perché poi se non le dimostri, cioè, adesso qua ce ne siamo accorti perché per fortuna il coso era giusto. Il ragionamento è che qua vai a vedere verso il basso se ci sono. Sì, no, ma giustamente, perché il fatto è che quando vuoi fare la radice devi avere entrambi i sottoalberi che sono degli hip, perché sennò non funziona. Invece se parti dalla radice, ovviamente i due sottoalberi non sono degli hip, quindi non funziona, giustamente. Tanto questi sono tipo i bug, quelli brutti, quando sei in gara, ti ricordi male un algoritmo, lo implementi male e poi dici perché non funziona? Quindi controlliamo molto rapidamente che a sto giro effettivamente funzioni. Quindi vabbè, facile. Sì, e quindi la cosa di NMS diceva semplicemente, beh, ovviamente le foglie non possono scambiarsi con nessuno. Esatto. Sì, quindi puoi partire dalla prima non foglia, ok. 1, scambio con 0, ho finito. Poi c'è questo, 7 lo scambio con 4, ho finito. E poi la radice 0, 9 e il 9 lo scambio con l'1. Ok, e questo è effettivamente uno hip, sì. Ok, e sta roba lineare. Quindi in realtà, se a voi vi serve sapere solamente quali sono... No, stavo alzando la mano. Ah, ok. No, vabbè, poi sai, il fatto che se lo fai su un albero così piccolo non è neanche significativo se farlo su uno molto grosso. Però esce fuori lineare. Cioè sì, ci ho fatto anche la dimostrazione anche lineare. E quindi la conseguenza è che se vi servono solamente i k elementi piccoli in ordine, allora potete ottenerli in n più k log n. E se invece vi servissero i k elementi piccoli non in ordine? Si può fare di meglio? I k elementi più piccoli? Se avete un vettore sì. E volete sapere quali sono i k elementi più piccoli ma non necessariamente in ordine, volete solo sapere quali sono i k elementi più piccoli? L'insieme dei k elementi più piccoli. Sì, l'insieme dei k elementi più piccoli. Se riesce a fare meglio di n più k log n? Ve lo chiedo perché dovete saperlo. Dovreste saperlo. Ci sono altri 6 mesi di corsi di algoritmi. No, non da algoritmi, da questo corso. Questo. Sì, dovreste saperlo da questo corso. Non dal corso di... No, dovreste saperlo da questo corso. Si suppone di sì, ma è come un altro discorso. Possiamo usare un i in no assolutamente no intro select l'intro select, se vi ricordate vagamente, quello che fa è che restituisce il k-esimo elemento in tempo lineare e mette tutti gli elementi più piccoli di quello a sinistra e tutti gli elementi più grossi di quello a destra. Ma quindi se io voglio k elementi più piccoli, non necessariamente, perché se li voglio in ordine allora questo è meglio. Ma se invece non li voglio in ordine, tanto vale usare un intro select, cioè nel senso cerco il k. L'intro select, se vi ricordate, usava l'algoritmo di Tarjan, median of medians, per trovare un pivot semi ottimale, abbastanza ottimale, e poi ricorreva sulla parte giusta. E quindi se ci servono i k elementi più piccoli di un vettore in ordine, è meglio fare con costruire in tempo lineare uno heap e poi fare k pop. Se invece ci servono non in ordine, possiamo risparmiare con il fattore log n facendo un intro select. Bene. Mi dite quali sono? 15.07. Quindi no dai, stiamo andando da poco, vado un po' avanti. Ok,
Però con questo abbiamo finito quantomeno le strutture dati base, perché ce ne sono migliaia di strutture dati, però abbiamo finito quelle base quantomeno. E adesso possiamo finalmente introdurre i grafi. Giusto per conoscenza mia, avete già fatto i grafi e algoritmi? No. Oh, finalmente sono andato avanti. Benissimo. Lui ha già dato il grid. Però sicuramente farò anche cose che non hanno fatto l'algoritmo, perché è molto specifico della competitive programming. Ok. Bene. Allora, grafi. Cos'è un grafo? Un grafo nella sua forma più base è una collezione di nodi, chiamati anche vertici, e di archi, chiamati anche archi. No, non so perché no, sono solo i nodi che hanno più nomi. Gli archi sono edges, abbastanza standard. Beh, è traduzione. Mm-hmm. No, invece i nodi a volte anche in inglese a volte si chiamano nodes, a volte si chiamano vertices. Vertici, nodi, stessa cosa. Ok. E i nodi sono degli oggetti che sono collegati tra di loro dagli archi, tipo questo. È un grafo, per dire. I pallini sono i nodi, le lineette che collegano i nodi sono gli archi. Ogni arco collega esattamente due nodi, tranne quando collega, cioè il nodo di partenza e di arrivo è lo stesso. In quel caso si chiamano self loops, che sono comunque archi. Ma non può non esistere quel problema. È possibile che quell'arco, cioè, anche se non faccio questo tipo di arco, io posso rimanere fermo sullo stesso nodo? Dipende da che ci devi fare quel grafo. Ok, ok. Cioè dipende da posso rappresentare o meno in base alla mia necessità. Sì, sì. No, però per dire un arco collega due nodi non necessariamente diversi. Ok? Potrebbe anche collegare un nodo a se stesso. Però per dire che collega esattamente sempre due nodi, non c'è un arco che collega tre nodi. Esistono gli ipergrafi, dove appunto gli archi possono coprire più di due nodi. In italiano per qualche ragione vengono chiamati barbapapà. Che tipo, ne so, per dire questo è un ipergrafo. Oddio. Per dire, però vabbè, esce nel senso. Giusto per farvi sapere che esiste roba un po' più... Ma ambito di applicazione di questi cosi qua? Uff, ho voglia! Sì, ma anche, cioè, un esempio. Ma... immagino che ce ne siano, ecco, ma non ho idea. Problemi di ottimizzazione complessi. Ok. E adesso così sui piedi non ho applicazioni concrete, però... E... Ok. Vediamo adesso quali sono le varie tipologie di grafo. Diciamo che sono vari switch, varie proprietà, varie flag da poter associare al grafo. Iniziamo. Allora, un grafo può essere intanto orientato o non orientato. Quindi prima diciamo cosa è orientato. Cosa vuol dire orientato? Orientato vuol dire semplicemente che gli archi sono monodirezionali. Quindi, ad esempio, un grafo orientato ha gli archi che, diciamo, gli associamo una proprietà di percorribilità solo in una direzione. Per dire così, questo è un... Questo è un grafo orientato. Quindi, se il grafo invece non è orientato, di base si assume che gli archi siano percorribili da entrambe le direzioni. Ok, questa è la prima proprietà. Poi un grafo può essere pesato. Pesato normalmente vuol dire che agli archi è associato un valore, un peso. Sia su
orientato o non orientato. Normalmente questo peso in molti contesti è ad esempio una distanza, per dire, ma non è detto che debba essere una distanza, è un qualche valore, dipende da come lo interpretiamo in base al problema. Ok? E tendenzialmente that's it per le proprietà generali dei grafi, però ci abbiamo degli speciali tipi di grafi che ora vediamo per sottoclassi che escono fuori tutti quanti dai grafi orientati, quindi adesso parlerò di roba speciale per i grafi orientati. Un grafo orientato è detto aciclico . Queste non sono lettere, questi sono scorbi. Aciclico, che è veramente meglio. Un grafo orientato è detto aciclico se da nessun nodo è possibile partire da quel nodo, seguire un percorso che torna in quel nodo. Tipo, questo grafo, se non ho cannato qualcosa, dovrebbe essere aciclico. Che vuol dire quindi che non trovate nessun nodo, che partendo da lui trovate un percorso che torna in quel nodo. Un percorso è una sequenza di nodi collegata da archi. Se orientato, ovviamente gli archi devono essere nella direzione giusta per percorrere da uno dall'altro. Cioè, posso andare, un percorso può essere questo, ma non può essere questo. Ne basta uno per andare ciclico o tutti devono essere? No, almeno uno. È ciclico se almeno un nodo ha questa proprietà. Quindi è aciclico se nessun nodo ha questa proprietà. Un grafo orientato si dice anche diretto, un grafo orientato aciclico si chiama un DAG. DAG sta per Direct Acyclic Graph, quindi grafo orientato aciclico. Ok, e quindi i DAG sono questa roba qua. E nei DAG ci sono delle nomenclature speciali. In particolare, nei DAG ci sono le sorgenti e i pozzi. Una sorgente è un... Ah, intanto parliamo di una roba prima. Dimmi. Potrebbe spiegare aciclico? Potrebbe spiegare cos'è aciclico? Aciclico vuol dire che non esiste alcun nodo nel grafo per cui è possibile trovare un percorso che parte da quel nodo, fa un qualche percorso e torna in quel nodo. Cioè un ciclo in particolare è sta roba, un ciclo è parto da un nodo, trovo un percorso che torna in me stesso, ok? Un grafo aciclico è quando non esiste alcun nodo che ha un ciclo. Ok. Prima di parlare di sorgenti e pozzi, piccola cosa, cos'è il grado di un nodo? Nei grafi non orientati il grado di un nodo è il numero di archi adesso collegato, quindi questo nodo ha grado 3, questo nodo ha grado 2, questo nodo ha grado 2, questo nodo ha grado 1. In un grafo orientato invece ogni nodo ha due gradi, uno si chiama lean degree e l'altro si chiama out degree. Quindi il grado in entrata e il grado in uscita, che senza troppa fantasia il grado in entrata di un nodo è quanti archi entrano in quel nodo e il grado in uscita sono quanti archi escono da quel nodo. Ti lascio un attimo di tempo per digerire le informazioni. Tra l'altro devo aver lasciato tipo una buona porzione della mia unghia sulla lavagna perché... Tipo, beh, se troppo inizia a scrivere in russo sappiamo perché. quando finisce. Era bella la vita quando facevo le cose che avevate già visto. Adesso. No, dai, insomma. Parole di grafo ne abbiamo già sentito da qualche parte. Ok. Areti. La settimana scorsa. Ok, a questo punto posso definirvi una sorgente nell'ambito dei DAG. Posso definirvi una sorgente come un nodo di in degree 0
e vi definisco un pozzo come un nodo di out degree 0. Quindi la sorgente è un, boom, è un nodo da cui parte la roba ma non c'è arriva nulla, e un pozzo invece è un punto dove ci arriva delle cose ma non ci esce niente. Sorgente in degree 0. Sorgente in degree 0, pozzo out degree 0. In inglese per la cronaca si chiamano source e sink. Ma sapere in un grafo quali sono nodi sorgenti e nodi in pozzo può essere d'aiuto su certi problemi? Sì, e lo vedremo. Oh. Sì, e lo vedremo. Ok. Tra l'altro, in che caso un nodo è sia sorgente che pozzo? Il grafo è composto da un solo nodo. Non solo, cioè no, ah, una, no, cosa, no, una cosa tipo questo è un grafo, sì, ma anche questo è un grafo. Ok, il fatto è che il grafo non, adesso mi riferisco ai non orientati, quello che sto dicendo adesso, non è necessariamente connesso. Connesso nell'ambito dei non orientati vuol dire che ogni nodo è raggiungibile da qualunque altro nodo. Questo vuol dire essere connesso per un grafo non orientato. Connesso. E quindi questo è non connesso. E tra l'altro si può parlare quindi delle componenti connesse di un grafo, ovvero sono quelle componenti che al loro interno sono connesse ma sono disconnesse dagli altri. Tipo questo grafo ha due componenti connesse, che sono questa e questa. E come si dice, se ogni nodo è connesso a ogni altro nodo? Il grafo è connesso. Ah, ok, quindi... Cioè, connesso vuol dire che esiste un percorso. Oh, ah, ok, esiste un percorso. Io dico che ci sono quattro, prendi l'esempio a sinistra. Esattamente questo. Ok, ci arriviamo. Completamente connesso? Si chiama completo. Ok. Quello è un grafo completo. Però poi ci arriviamo alle tipologie speciali di grafo. No, connesso vuol dire semplicemente che esiste un percorso da qualunque nodo a qualunque altro nodo. Se ci sono tutti gli archi, tranne i self loop, è un grafo completo. Self loop sono quelli che vanno da un nodo a se stesso. Ok, invece qua la notazione di connettività è diversa, perché ovviamente non ci sono entrambe le direzioni sugli altri, quindi è proprio diversa, però ci arriviamo. Ok, adesso io vi chiedo, come chiamate un DAG che ha una sola sorgente e ogni nodo ha in degree di 1 a parte la sorgente? Pista. No. Ok, no, se la mia lista serve solo anche a un degree pari a 1. Tipo, questo per dire. Questo è un DAG, quindi è direct, è acyclic, è un grafo che ha una sola sorgente e tutti quanti gli altri nodi hanno in degree esattamente 1. Okay. Come si chiama questa cosa? Albero? No, non è binario. Perché questo è un albero. In particolare, se gli archi sono diretti, si parla di albero radicato. Ok, questo è un albero radicato. Perché è radicato? Perché è ben definita qual è la radice. La radice di un albero radicato è la sorgente del DAG. Cioè,
è un dago che ha quelle proprietà, e il dago che ha proprietà si chiama albero radicato, dove la radice sono quelli. E come si chiama un albero radicato? I pozzi? Foglie. Non ho capito quando diventa radicato. Cioè, perché radicato? No, no, il dado con quelle proprietà si chiama albero radicato. Ah, ok, non semplicemente albero. Non semplicemente albero, si chiama albero radicato. E in un albero radicato la sorgente diventa la radice e i pozzi diventano le foglie. Ok. E invece adesso vi chiedo una domanda sui grafi non orientati. Come chiamate un grafo non orientato dove esiste esattamente un percorso tra ogni coppia di nodi? Una lista. Non è una lista anche questa? Tipo questo, per dire. Tipo qua è banale vedere che tra qualunque coppia di nodi esiste esattamente un percorso. Non ci sono due nodi in cui esistono due percorsi distinti che arrivano da una all'altra. Questo si chiama albero. Ok. Perché un albero radicato, che come normalmente noi siamo abituati a vedere gli alberi, non è altro che un albero appeso per un nodo. Se io prendo un albero e prendo tipo questo nodo e dico, sai cosa? Adesso io, come il mio alberello di Natale, al contrario, lo appendo al soffitto e vediamo cosa succede. Quello che succede è che tutti quanti gli archi diventano direzionati e questo diventa un albero radicato con sorgente questa e tutti i pozzi che si vengono a formare sono le foglie. Questo per farvi vedere che gli alberi non sono necessariamente radicati. E bisogna essere attenti a come riconoscerli, perché questa è una definizione abbastanza intuitiva, questa forse non un po' meno, perché la definizione di albero è un grafo non orientato dove esiste esattamente un percorso, quindi non 0, non 2, esattamente un percorso tra ogni coppia di nodi. E possiamo sugli alberi fare l'operazione, io questa operazione la chiamo appendere l'albero, però nel senso c'è un nome più formale probabilmente, che è quindi prendere un nodo, qualunque, può essere qualunque, e usare quello come sorgente, usare quello come radice. E a quel punto, essendo che esiste esattamente un percorso verso tutti gli altri nodi, le direzioni degli archi diventano unicamente determinate. Se ho un albero di n nodi, quanti sono gli archi? N-1. Sono sempre n-1. Quindi, altra osservazione, se io ho un grafo connesso con n-1 nodi, allora deve essere necessariamente un albero. Queste sono osservazioni banali, ma sono importanti, perché molte volte nei problemi, di solito nei problemi nessuno mi dirà mai ti do un albero. Di solito sono abbastanza stronzetti quelli che scrivono i problemi e ti dicono, ah sì, ti do un grafo connesso con n-1 nodi. È un albero. Oppure ti do un grafo connesso dove ogni coppia di nodi è esattamente un percorso di loro. È un albero. E quindi sapendo, cioè riuscendo a capire che è un albero, possiamo applicare certi algoritmi più efficienti che non hanno. Esattamente. Sì. Ok, guardiamo altre due tipologie speciali di grafi. Uno l'abbiamo già spoilerato, che è il grafo completo. Il grafo completo è un grafo dove ogni coppia di nodi distinta ha un arco fra di essi. Può essere sia ciclico, cioè scusami, orientato e anche non orientato? Nel grafo completo parliamo di non orientato. Ok,
Ok, tra l'altro questo è uno, poi ci abbiamo il famoso pentacolo. Questa e questa. Questo è il grafo completo con 5 nodi. Li trovate scritti come K, pedice, numero di nodi. Questo è il K4. Questo è il K5. Quindi il triangolo è il K3. È un semplice triangolo con 3 nodi. 3 nodi e 3 archi. E ok, l'altra ultima forma speciale di grafo sono i grafi bipartiti. Devo fare un po' di spazio perché comincio a essere. Tutte queste cose speciali ve le sto dicendo perché poi ci saranno degli algoritmi che funzionano solo su determinati tipi di grafi. Non so se li facciamo tutti, però almeno così c'è la nomenclatura fuori. Un grafo bipartito è un grafo che ha una bipartizione degli archi. Ok, bipartizione vuol dire che ci sono due insiemi di archi che sono disgiunti e che l'unione fa tutto il grafo. Tali che io adesso ho messo tipo diciamo la partizione 1 a sinistra e la partizione 2 a destra, cioè due insiemi, tali che non esistono archi che vanno da un nodo di una partizione a un altro nodo della stessa partizione. Quindi tutti gli archi sono tra le due partizioni. Tipo così. Quindi ci possono essere archi che vanno da una parte all'altra, non ci possono essere archi tra i nodi della stessa partizione. È semplicemente una definizione. Ma ci possono essere anche più partizioni? Ovviamente no, ce ne devono essere due. Ok, ma esistono due. Esiste il grafo tripartito, certo. Ma è un albero, quello? È un albero questo. Può essere, perché l'ho fatto un po', però tipo se faccio così non è più un albero. Sì, boh, probabilmente avevo fatto un albero per sbaglio, cioè nel senso, cioè un grafo bipartito può essere anche un albero volendo, okay. Però non necessariamente tipo questo adesso non è sicuramente neanche un albero. E cioè un qualsiasi albero posso farlo diventare? Un qualunque albero è un grafo bipartito. Ok. Sì. Un albero è sempre un grafo bipartito. E in che caso un grafo... Cioè io un grafo perché non posso prendere e farlo diventare bipartito? Faccio due partizioni a modo, almeno che non sia completo. No, te ne do un altro che non puoi bipartire. Ah ok. Escluso qui da quello. No vabbè, cioè sono infiniti nel senso. Te ne posso disegnare letteralmente infiniti. Tipo, tutti i cicli dispari non sono bipartibili. In realtà, se proprio vogliamo essere precisi, forse tipo esattamente tutti sui grafi che non contengono cicli dispari sono bipartibili. Però don't quote me on that. Ah beh, anche perché cicli dispari non sono così. Ciclo dispari è un ciclo. Un ciclo ve l'ho detto cos'è? Un ciclo è un percorso che parte da un nodo e torna a se stesso. Un ciclo dispari è un ciclo di lunghezza dispari. Quindi tipo questo qua contiene questo ciclo per i tre e quindi non è bipartibile. Okay. Perché in qualunque modo che li separi non puoi metterne metà da una parte e metà dall'altra perché non sono metà. E quindi, ripeto, don't quote me on that, ma credo che la condizione necessaria e sufficiente sia che un grafo bipartibile se e solo se non contiene un ciclo negativo. E non un ciclo negativo, un ciclo dispari. Ok. Giusto anche qua per la cronaca, un grafo bipartito completo è un grafo bipartito dove ci sono tutti quanti gli archi che posso metterci e ha come nickname K
numero di nodi a sinistra, virgola numero di nodi a destra. Cos'è questo del bipartito, la notazione del bipartibile? Questo è un grafo bipartito completo. Un grafo bipartito completo è un grafo bipartito dove ci sono tutti gli archi disponibili, cioè tutti gli archi che posso mettere, e la notazione è K, numero di nodi a sinistra, virgola, numero di nodi a destra. È il nome per quella, per quel grafo. Ok, direi che questa è tutta quanta la notazione che mi serve, quindi possiamo fare un quarto d'ora di pausa e poi iniziamo con gli algoritmi su grafi. No, quello che gli algoritmi su grafi, cominciamo con la rappresentazione dei grafi in memoria. Bene, iniziamo seconda parte. Allora, abbiamo visto i vari tipi di grafi. La prima cosa che vogliamo poter fare è salvarci questo grafo in memoria, perché esattamente come il binary heap, noi prima abbiamo visto la struttura astratta, però poi ci serve anche sapere come cavolo salvarcelo in memoria. E nel caso del binary heap ci bastava sapere quanto era grosso e avevamo una struttura implicita. Invece a sto giro strutture implicite non ce ne sono, a parte per tipo, vabbè, il grafo completo, per dire, il grafo completo, se ho n, so come è fatto il grafo. Il grafo invertito, se ho n ed m, se ho se ho 3 e 2, so come è fatto il grafo. Però in generale non mi basta sapere quanti nodi del grafo per sapere come è fatto il grafo, devo sapere anche come è fatto il grafo. E quindi me lo devo salvare in qualche modo. La prima cosa è: come ci viene dato in input questo grafo? Nel 99% dei casi il grafo viene dato in input nel seguente modo: vi danno il numero di nodi, il numero di archi, e dopodiché vi vengono dati gli archi come coppie di nodi, dove i nodi sono indici, ovviamente. Cioè, quando ti dico guarda questo grafo ha n nodi, sto implicitamente dicendo che i nodi sono il nodo 0, 1, 2, 3, 4 fino a n-1. Poi ti dico guarda ci sono m archi in questo grafo e poi ti do le coppie, ti do m coppie di indici, e quindi ti dico guarda che il nodo 7 e 2 sono collegati. La semantica cambia un pochino rispetto a com'è il grafo. Se il grafo è orientato, allora l'ordine in cui ti vengono date, in cui ti viene dato l'arco, conta, perché è sempre sorgente destinazione. Se ti dico guarda c'è un arco da 7 a 2, vuol dire che l'arco è da 7 a 2 e non da 2 a 7. Se invece il grafo non è orientato, allora se ti do 7 e 2, beh, l'arco non è orientato, quindi poi c'è 50 da 7 e 2, poi 50 da 2 e 7. Nel caso il grafo sia pesato, normalmente allora gli archi vengono dati non come coppie, ma come triple. Quindi ad esempio ti possono dire 7 e 2, 24, che vuol dire, guarda, c'è un arco che va da 7 a 2, con valore 24. Quindi questa è come vi viene dato l'input il grafo, e questa rappresentazione del grafo si chiama lista d'archi, perché è una lista di archi. Per salvarlo in memoria oggi vedremo tre rappresentazioni. Una solo perché è quella banale, che è la matrice della decenza, una perché è quella che si usa di solito, che è la lista di decenza, e una che invece è molto più comoda in C, perché la lista di decenza in C è un po' una rottura di palle, che è la CSR. Che sta per? Compressed CSR, Compressed Space Row, qualcosa del genere, la Space Rows. Che invece è quella, diciamo, più comoda per salvarsi in C. E in realtà, se proprio volessimo essere pedantici, anche quella più efficiente di tutte.
e quindi in questo caso anche in C++ sarebbe più efficiente, sì. Il fatto che in C++, essendo che è così cioè così facile scrivere una lista di decenza, te ne fotti, però in realtà la CSR è anche quella più efficiente in pratica. Mm-hmm. Ok, quindi cominciamo con la matrice di decenza. Mettiamo che abbiamo questo grafo. Facciamolo pesato anche, facciamolo pesato. Che dovrebbe averli messi tutti. Sì, sì. Ok. Quindi abbiamo un grafo con 4 nodi. La matrice di decenza ti dice, guarda, quanti sono possibilmente l'insieme di tutti quanti gli archi possibili? Beh, ogni nodo ha potenzialmente n-1 archi, ok? Anzi, potenzialmente ne ha n, facciamo, perché consideriamo che sia tutto. Quindi se volessi avere, diciamo, una cella di memoria per ogni arco potenziale, mi servirebbero n quadro celle. Però, cavolo, n quadro celle è esattamente tipo una tabella n per n. Ma allora cosa posso fare io? Io dico, guarda, faccio una tabella n per n dove n sono i nodi, e poi faccio la seguente cosa. Se c'è, e dico, questo è il nodo di partenza, questo è il nodo d'arrivo. Se l'arco c'è, facciamo il caso non pesato, se l'arco c'è ci metto 1 e se l'arco non c'è ci metto 0. Se invece è pesato, posso ad esempio dire, perché di solito magari vediamo che i pesi sono non negativi, se l'arco c'è ci metto il peso, se l'arco non c'è ci metto meno 1. Allora cosa faccio? Quando mi arriva, io inizio, vediamo che sto usando un grafo pesato, come mi arriva l'input di grafo? Come lista di archi. Allora cosa posso fare? Dico, vabbè, sai cosa? Cominciamo che non c'è nessun arco. Quindi io inizializzo, adesso la lascio vuota perché non voglio poi cancellare tutto quanto, ma inizializzo la mia matrice con tutti meno 1, perché sto salvando un grafo pesato. A questo punto ricevo una alla volta gli archi. Mettiamo che ricevo lo 0,1. Allora cosa dico? Beh, io vado, parto da 0, arrivo in 1, ho un peso 7, scrivo il 7. Tuttavia, questo è un grafo non orientato. Quindi attenzione, quando è un grafo non orientato, 0, 1, 7, non mi stai dicendo solo che c'è un percorso da 0 a 1 di peso 7, mi stai dicendo anche che c'è un percorso da 1 a 0 di peso 7. Quindi se ho un grafo orientato, questo è tutto quello che faccio. Se invece il mio grafo non è orientato, non solo setto 0, 1 a 7, ma setto anche 1, 0 a 7. Ma perché inizia il tutto meno 1? Cioè un arco con peso 0 non sarebbe se stesso? No, ho detto, cioè assumiamo, ho detto assumiamo che i miei archi possono avere peso non negativo. Okay. Quindi può avere peso 0. Okay. E quindi voglio inserire meno 1. Ovviamente se hai un problema dove gli archi sono positivi, allora puoi permetterti di usare 0. Alla fine non è che uso meno 1 perché ha qualche proprietà magica speciale. No, c'è semplicemente un valore che non può essere assolutamente. Esatto. E niente, vado avanti. Quindi poi ci avrò, che ne so, 0,2 che pesa 2, 1,3 che pesa 1, cos'è, 0,3 che pesa 5, e me ne manca 1, sì, 0,2 che pesa 2. Ah no, ce l'ho già. Me ne manca 1. 1, 2, 1, 1, 3, sì. Che pesa 1, no, ce l'ho, scusatemi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, no, ci sono tutti, ci sono tutti. Ok, e gli altri sono a meno 1 nel nostro caso. Notare che quindi un
grafo non orientato avrà sempre la matrice simmetrica sulla diagonale principale. Simmetrica, se no sarebbe se no sarebbe simmetrica sulla seconda diagonale. Sì, invece dobbiamo dire che nella diagonale che parte da 0,0 arriva a n-1 e n-1, i valori sono specchiati. Se invece il grafo è orientato, allora invece potrebbe essere diverso, cioè anzi sarà sicuramente diverso. Non sicuramente, però molto probabilmente sia diverso. Ok, cose belle, cose brutte di questa rappresentazione. Prima cosa brutta, l'input ci pesava uno grande di m, perché erano tre valori per arco. La rappresentazione ci sta pesando o grande di n quadro. Certo, m potenzialmente è vicino a n quadro, però m potenzialmente è anche molto piccolo, e quindi stiamo sprecando tendenzialmente un botto di memoria. Quindi, prima cosa brutta. Cosa bella, se noi vogliamo sapere se due nodi sono collegati da un arco, lo possiamo fare in o grande di 1. Andiamo nella posizione giusta della tabella, bam, fatto. Cosa brutta, se noi vogliamo sapere quali sono i vicini di un nodo, i vicini di un nodo sono i nodi che posso raggiungere con un collegamento diretto da quel nodo, cioè con un arco di uscita. Questa cosa ci costa o grande di n. Non posso fare altro che scorrere tutta quanta la riga. Quindi in particolare, se io ho un algoritmo che ogni volta gli serve sapere velocemente quali sono i vicini, certo i vicini potrebbero essere potenzialmente n, però in pratica di solito no, in pratica il grado è piccolo, e allora sto sprecando un botto di tempo. Quindi l'unico pro di questa rappresentazione è che ho il check se due nodi sono collegati in un arco in tempo costante, però sia quello spazio sia la neighborhood sono subottime. Dimmi. No, era qual era il vantaggio e tu hai risposto. Ok, perfetto. Quindi due svantaggi, un vantaggio. Notare che comunque adesso vedremo che non esiste la rappresentazione perfetta. No, dipende dall'applicazione, ovviamente. Dipende da cosa ti serve. A volte è più conveniente una, a volte è più conveniente un'altra. Matrice di decenza, ci sono casi in cui è la più conveniente. Di solito no, ma ci sono casi. Ok, questa in realtà appunto è raro che sia quella che veramente vuoi. Di solito si usa per quasi tutto la lista di adiacenza. Cos'è la lista di adiacenza? La lista di adiacenza è un vettore statico di vettori dinamici. Come funziona? Io praticamente quello che voglio fare è salvare per ogni nodo qual è il suo vicinato. E vi ho già definito che il vicinato è la lista, l'insieme dei nodi raggiungibili da quel nodo. Quindi, come faccio a rappresentare questo grafo? Io avrò un vettore lungo... lungo questo, ok, allora un vettore lungo 4, dove ogni elemento è un vettore dinamico, che adesso me lo segno così, ma è solo, sarà un vettore dinamico, che adesso riempirò. E quello che voglio fare è, in ciascuno di questi vettori, segnarmi quali sono i nodi che riesco a raggiungere. Ora, se il grafo è non pesato, questa cosa è easy, perché basta che ci metto gli indici dei nodi che riesco a raggiungere. Tipo, in 0 ci andranno, voglio che ci andranno 1, 2, 3, per dire. In 3 voglio che ci vadano 0 e 1. Però, qua non ho solamente gli indici, ho anche pesi, perché questo qua è un grafo pesato. La cosa più comoda in C è che vi create uno struct che c'ha l'indice e il peso. In C++ potete usare un pair. Un pair è una roba che contiene due valori potenzialmente di tipo diverso.
Quindi io adesso qua facciamo finta che abbia fatto la struct e metterò fra tonde la, i due elementi. Ok, quindi cosa faccio? Leggo n dall'input e a questo punto posso creare il vettore statico di n vettori dinamici inizialmente vuoti. Leggo m e ora mi scorro gli archi una volta. E cosa faccio? Leggo 017. Allora cosa faccio? Farò pushback in, chiamiamolo v, in, farò v di 0 punto pushback, farò pushback su v di 0, di cosa? Della struct contenente 1 e 7. Perché mi sono fatto la mia struct che mi dice dove vado e con che peso. E se fosse un grafo diretto avrei finito qua. Ma non è un grafo diretto, è un grafo non diretto. E quindi, come ho fatto la push su v di 0 di 1,7, voglio fare anche la push di 0,7 su v di 1. E vado avanti. Poi ho 0,3, mettiamo, quindi faccio 3, 5 e qua ci metto 0,5, poi ho ad esempio 0,2,2, quindi ci metto 2,2 e qua ci metto 0,2 e poi dovrei averne ancora uno che è 1,3, quindi qua ci metto 3,1 e qua ci metto 1,1. E questa è la mia lista di decenza. Proprietà della lista di decenza. Quanto spazio mi occupa? Quanto spazio mi occupa? O grande di? Di? No. Dove n sono il numero di nodi ed m è il numero di archi. No, allora non è 2, non è n per m, non è n. Allora, ci sono n nodi. Ci sono n nodi. Il vettore statico di dimensione n. Sì. E ognuno può potenzialmente avere n meno 1 archi. Sì, ma può fare una stima. Cioè, allora, per carità, è uno grande di n quadro, palesemente. Okay. Ma puoi fare una stima molto migliore. Sì, esatto, cioè qualunque cosa può fare una stima mega grossa, puoi dire ah sì, bene, guarda, ci sta in 2 alla n, però nel senso. È due volte il numero di archi, quindi è due volte il numero di archi. O di m. O di m in realtà è due volte il numero di archi più il numero di nodi. Perché devo comunque allocare ai nodi. Quindi questa rappresentazione qua mi occupa spazio o grande di n più m, poi normalmente m è più grande di n, ma non è detto. Dove m è il numero di archi. Perché ogni arco, nel caso peggiore che il grafo non orientato, lo inseriamo due volte e quindi inseriamo 2m robe. E questo è il fattore n, invece il fattore n è dato dal fatto che abbiamo dovuto allocare il vettore statico di n elementi. Perché dico che questa roba è scomodina in C? Il vettore statico easy da allocare, l'area dinamico te lo devi implementare. Quindi, per carità, certo, tu puoi implementare il vettore dinamico, però è un po' tutto di palle. Però lo puoi fare, lo puoi assolutamente fare. E quindi se lo fai, ti sei implementato la tua lista di decenza in C. A proposito di statico dinamico, in C++ una cosa del genere conviene allocarla come array di vector o come vector di vector? Io di solito faccio come vector di vector. Che frega un cazzo se teoricamente su due array dinamici. Sì, assolutamente sì. Ok. Ok, quindi spazio siamo molto meglio, perché ora usiamo esattamente lo stesso spazio dell'input. Abbiamo perso la possibilità adesso di determinare se due nodi sono collegati in un arco in tempo costante.
adesso ci mettiamo o grande di n potenzialmente. È un po' meglio in realtà, ci mettiamo o grande del grado minimo tra i due nodi. Perché adesso noi possiamo vedere che il grado di un nodo è la size del vettore dinamico di quel nodo. Perché il grado, ricordiamoci, è il numero di vicini. E qua ci mettiamo esattamente vicini, quindi questo è il grado. Ma d'altronde, se voglio controllare, ad esempio, se 0 e 2 sono collegati, cosa posso fare? Io guardo qual è la lista più piccola tra le due e poi me la scorro tutta e cerco l'altro. E quindi adesso non mi costa più grande di 1, mi costa o grande di grado minimo tra i due nodi. Allora, il grado normalmente in matematichese è un delta, però... Sì, ma nel caso del grafo intendo. Il grado di un nodo è il numero di vicini, okay, per un grafo non orientato. Invece in un grafo orientato la lista di adiacenza vi dice l'out degree. Ok, c'è un'osservazione che posso farvi dopo, posso farvi adesso, ve la faccio adesso che è uscito un po' il discorso. In un grafo orientato, in un grafo orientato, appunto, noi ci salviamo per ogni nodo qual è il vicinato in uscita. Ma non so se li vedremo, ma ci sono delle situazioni in cui ci serve sapere anche il vicinato in entrata. Quindi chiedo a voi, come fareste a salvarvi la lista di decenza del vicinato in entrata? La risposta è banale, però chiedo a voi. Posso fare un'altra lista di una coppia o al contrario? Cioè, quando sto leggendo l'input, cosa faccio? Al posto di fare l'indice I, ci metto dentro J, faccio l'indice J, ci metto dentro I. Esatto. Banalmente, se mi serve la lista di adiacenza di quello che si chiama il grafo trasposto, in ambito di grafi orientati, il grafo che ha tutti quanti gli archi che vanno nella direzione opposta si chiama grafo trasposto. E quindi se vi serve la lista di adiacenza del grafo trasposto, semplicemente basta che quando leggete l'input, oltre a fare, cioè mettete in una lista di adiacenza, appunto se gli indici sono i J, in B di I, push di J, e nell'altra in indice di J, push di I. Ok, e questa generalmente tipo su 7C++ vuole praticamente quasi sempre usare questa, perché il terzo set di proprietà è che qua possiamo sapere il vicinato di un nodo in o grande del vicinato, cioè in o grande del grado di quel nodo. Perché, cazzo, ce l'abbiamo già, abbiamo esattamente il vettore che è il vicinato di quel nodo. Quindi noi possiamo sapere il vicinato di quel nodo in costo uguale al vicinato di quel nodo, che d'altronde è il minimo in cui possiamo saperlo, perché quantomeno dobbiamo leggere quali sono. Quindi se abbiamo un algoritmo che, dato un nodo, tipo deve capire qual è il vicinato, lo può fare nel costo esatto del vicinato. Che è il motivo per cui questa rappresentazione è molto molto utile. Ok, però come ho detto questa roba è un po' scomoda da implementare in C, perché richiede che abbiate scritto i vettori dinamici. Si può fare in un modo che non richiede i vettori dinamici? Sì, e questa è la rappresentazione che di solito non viene spiegata, perché è una cosa un po' appunto specifica, è la rappresentazione che si usa in quei linguaggi che di default non hanno i vettori dinamici, oppure quando volete fare le cose molto efficienti, perché adesso vediamo che la rappresentazione che vi spiego è la rappresentazione che richiede il numero minimo di allocazioni e di spazi in memoria, e in pratica è quella più veloce per rappresentare un grafo in un modo simile alla lista di adiacenza, cioè con le stesse identiche proprietà della lista di adiacenza. Ci sono problemi in cui implementare un grafo no, magari a livelli di CPC no, che implementare con liste di decenza o con questo no, faccia la differenza? No, tipo, allora, questo fa la differenza
se tipo stai ottimizzando all'osso un qualche algoritmo, ma proprio, cioè non per questione di competitive programming, magari stai facendo un lavoro di ricerca e hai un algoritmo su grafo e lo vuoi far andare veramente al più veloce possibile, vuoi ottimizzare all'osso qualunque aspetto, e allora uno degli aspetti che vuoi ottimizzare è anche questo. Sto usando questo, sì. In realtà la presentazione si chiama CSR. Ah no, sta per Compressed, Sparse, Rose. Ok, allora l'input è lo stesso. C'è una piccola precisazione su CSR, perché tutte queste cose belle che adesso vediamo arrivano al costo di una cosa. Al costo che, ecco, cioè, perché comunque anche questa è una roba bruttina del programma in C, perché il costo è che dovremo leggere l'input due volte. Ce lo dobbiamo passare due volte. Che in C, dipendentemente se state leggendo un file o lo string, può essere o molto facile o molto difficile. Perché se state leggendo un file, potete fare fseq e tornare all'inizio. Se state leggendo la string, non si può fare. E quindi potenzialmente è facile, potenzialmente non è facile. Come funziona? Assumiamo sempre il caso del grafo non orientato o orientato. No, dai, facciamo orientato a sto giro. Cioè, tanto poi, cioè, poi il trucco per farlo diventare non orientato è sempre lo stesso. Dobbiamo considerare sia un arco che il suo trasposto. Quindi facciamo un orientato a sto giro. Magari anche con un ciclo, ci inventiamo un ciclo, eccolo qua, così non è un tag e direi che basta però, e tipo magari, no dai, facciamo anche che c'è questo coso qua, va, così c'è, ah, e facciamo anche questo, dai, perché può capitare sta roba in un grafo orientato, cioè potrebbero esserci due nodi dove c'è sia uno che l'altro, e ci mettiamo dei pesi tipo 3, 7, 2, 4, 9, 2, 1 e potrebbero non essere simmetrici. Ok, per evitarmi, aspetta che, allora, tanto 0, 1, 2, 3, 4, facciamo che scrivo l'input almeno così ce l'ho da poterlo consultare, perché anche io devo fare poi seek indietro, almeno così ce l'ho. Come sarà fatto l'input di questo grafo? Sarà 5, 7 e poi sarà tipo, che ne so, 0, 1, 3, 2, 0, 2, 1, 2, 7, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, tipo questo potrebbe essere come viene dato l'input. Benissimo. Allora, cominciamo. Ci serviranno tre vettori. Ci serviranno tre vettori per salvarci questa cosa. Tre vettori statici. Ok. Allora, primo vettore statico. Vogliamo semplicemente, tipo, adesso stiamo parlando della prima passata. Allora, ci avremo un vettore statico dove semplicemente ci salviamo per ogni arco il peso. Che però memorizziamo il peso di ogni arco, ma come facciamo a sapere quell'arco lì? Cioè non ci interessa sapere quell'arco. Scusatemi, non lo riempiamo subito, non lo riempiamo subito, ma dico alla fine vorremmo avere un vettore, cioè c'è il peso di ogni arco. Un altro vettore che vedremo c'ha dove va ogni arco, proprio la distanza di ogni arco, e poi un modo per capire quali archi sono quali. Ok. La prima passata in realtà usa un vettore d'appoggio grosso n, quindi in questo caso abbiamo un vettore d'appoggio grosso 5, ok, dove vogliamo semplicemente sapere per ogni nodo qual è l'out di grid. Quindi prima passata vogliamo semplicemente calcolare qual è l'out di grid per ogni nodo. E come facciamo? Beh, banale, prima passata facciamo che vettore di i
Vettore di dubbio. Banalmente. Cioè, se vogliamo sapere qual è la degree per ogni nodo, ci riscopriamo tutti quanti e aumentiamo di uno la posizione del vettore del primo elemento della tabella. Per sapere la degree di ogni nodo. Quindi cosa uscirà fuori adesso, senza farlo fare? Uscirà 1, 3, 1, 1, giusto? Sì. Puoi spiegare questo tratto? Cos'è che è il vettore lì che non scopre? Questo è il vettore degli outdegree dei nodi. Cioè, nella prima passata che facciamo, quindi leggiamo l'input, e nella prima passata ci vogliamo semplicemente segnare quali sono gli outdegree dei nodi. E per farlo, è banale, per farlo semplicemente ogni volta che prendiamo una tripla facciamo V del primo numero di quella tripla più più, e dove V è questo vettorino qua che abbiamo dovuto allocare staticamente perché sappiamo che deve essere lungo N. Inizia di getto a 0 ovviamente. Ok, quindi prima passata l'abbiamo fatta. Adesso vogliamo fare un'operazione su questo vettore che si chiama la prefix sum, che ve l'ho già accennato un'altra volta, poi adesso così vediamo che cazzo vuol dire. La prefix sum è un... vogliamo praticamente ottenere un vettore che ci dice per ogni posizione qual è la somma dei numeri fino a quella posizione. Ok? Vogliamo fare un vettore che ci dica per ogni posizione compresa, diciamo, la partenza, quindi il vettore sarà lungo 1 in più, quindi sarà lungo 6 in questo caso, che ci dica qual è la somma degli elementi fino a lì. Quindi ovviamente il primo elemento è 0, perché la somma a qua è 0. Quanta è la somma fino a qua? 1. Ma come l'abbiamo calcolata? Sarà la somma fino all'elemento precedente più l'elemento attuale. Perché se no ci viene quadratico, perché se ogni volta dobbiamo sommare tutto ci viene quadratico. Invece il prefix sum possiamo calcolarlo in tempo lineare, perché se adesso voglio calcolare quant'è la somma fino a qua, io non devo fare il for, perché io so già quant'è la somma fino all'elemento precedente, quindi posso fare questo più questo. Ora voglio calcolare la somma fino a qua, come faccio? Non devo rifare il for, io so che la somma fino all'elemento precedente è 2, allora faccio 2 più 3. Ma non si può fare, cioè, perché deve avere cioè, ho capito perché deve avere una posizione in più, ma non si può semplicemente considerare al pari, cioè 1, 2, 5, 6, 7. Boh, se poi allora, il motivo per cui l'ho fatta così è semplicemente perché poi quando poi lo implementi, per la roba che serve dopo, ti leva una marea di if. Ok. Certo, ovviamente sai che il primo elemento è sempre 0, puoi non metterlo. Certo, però trust me, se lo fai così ti devo una marea di... Ok, abbiamo fatto la prima passata. A questo punto possiamo dimenticarci del vettore contenente gli outdegree, ok? E ci servirà solo questo, che tra l'altro sarà uno dei tre vettori che abbiamo alla fine. Notare che nell'ultima cella, per forza di cose, ci deve essere il numero di archi, nel caso sia un grafo diretto, e ci deve essere doppio il numero di archi, nel caso sia un grafo non diretto. Per forza, perché abbiamo sommato, cioè quella è la somma di tutti quanti gli outdegree, con il raddoppio, perché appunto il grafo non orientato lo consideriamo come ci siano entrambi, quindi vuol dire che ci deve essere il numero di archi se il grafo è diretto e il numero di, due volte il numero di archi se il grafo non è diretto. Bene. A questo punto allochiamo due vettori lunghi questo numero, lunghi 7 nel nostro caso. Ok. E facciamo una copia di questo vettore. Adesso do i nomi alle cose perché sennò è la fine. Ok,
diamo dei nomi a sta roba qua. Chiamiamo questo vettore V, chiamiamo questo vettore V, chiamiamo questo vettore X e chiamiamo questo vettore P. Giusto? Ma cioè, ho dato dei nomi a caso adesso perché almeno così non dico questo vettore, posso dire vettore X. Ok. Adesso facciamo la seconda passata, e adesso sarà dove succede la magia. Quello che faremo è che alla fine avremo questi tre vettori, quindi poi scartiamo la copia che abbiamo fatto di X, avremo questi tre vettori, e questi tre vettori ci rappresentano solo loro tre, tutto il grafo, e poi vediamo come interpretarli ovviamente. Ora scorriamo di nuovo la lista degli archi in input e facciamo il seguente lavoro. Chiamerò questi tre valori I, J e Z, ok? Scrivo da qualche parte che questo è I, questo è J, questo è Z, sempre appunto solamente perché non così ho dei nomi da dargli, non dico questo, questo e questo. Bene. Cosa faccio? Ho letto la prima tripla, faccio il seguente lavoro, vado in P di I, quindi questo, perché è 0 il primo, quindi PD è questo. E ora cosa faccio? Scrivo in V di PD I, scrivo in V di P di I, scrivo in V di PD I, J. Quindi J è 1, V di PD I cos'è? PD I è 0, quindi V di 0 è questo, e qua dentro ci scrivo 1. E scrivo in V di P di I Z, quindi scrivo 3. E dopodiché, quindi ho preso una 3, e dopodiché faccio P di I più. Cioè più uguale a 1, nel senso. E quindi questo diventa 1. Ok? Adesso prima lo facciamo e poi vi faccio vedere la magia qual è, del perché queste tre operazioni ci permettono di salvare il nostro grafo in questa forma compatta e poi siamo in grado di capire cosa cazzo è successo. Ok, però queste sono le uniche tre cose che dobbiamo fare. Ci riscorriamo la lista e applichiamo queste tre cose. Facciamolo. Quindi dobbiamo scrivere in V di P di I 0. Allora, P di I cos'è? È 2, giusto? Quindi V di 2 è questo. E quindi qua ci dobbiamo scrivere J, quindi lo scrivo, va, se no. Okay. Quindi qua ci dobbiamo scrivere 0. E qua dove? Ok, quindi abbiamo scritto in V di PD J, in V di PD Z, e poi dobbiamo fare questo più, quindi 3. Andiamo avanti. 1, 2, 7. V di PD, PD è 1, V di sta roba è questo, quindi qua ci andrà il 2, qua ci andrà il 7, e questo qua diventerà 2. Ok. Dove sono arrivato? Mi sono dimenticato? Qua, giusto? Devo fare? Ok. Quindi, V di PD, cos'è? PD è 3, quindi sono qui, e quindi qua ci scrivo 3 e qua ci scrivo 4 e questo qua diventa un 4 perché faccio PD più più. Poi questo qua, V di PD, PD è 4, quindi sono qua, quindi qua ci scrivo un 4, qua ci scrivo un 2 e questo diventa un 5. Poi cos'ho? 4, 2, 1. PD 4 è 6. Quindi V di 6 cos'è? L'ultimo. Quindi qua ci scrivo un 2, qua ci scrivo un 1 e
questo diventa un 7 se non erro, e poi ho l'ultimo che è 3, 4, 9, quindi 0, 1, 2, 3, quindi 5 che sarà per forza questo, quindi qua ci va un 4 e qua ci va un 9 e questo qua diventa un 6. Allora, intanto la prima cosa che avete notato è che magicamente si è riempito tutto quanto esattamente senza lasciare buchi. Ok, e adesso, quindi adesso siamo arrivati al punto che posso cancellare il P e il mio grafo magicamente è definito da solo questi tre vettori. Questi tre vettori sono tutto quello che serve per ricostruire il grafo. E adesso vi spiego come e da qui esce fuori il trucco magico. Io vi dico che il vicinato di un certo nodo I è dato da, parliamo prima dei nodi, ma poi ovviamente i pesi saranno, cioè avete visto che i pesi erano sempre corrispondenti alla posizione dei nodi, ne parliamo dei nodi prima. Io vi dico che il vicinato di un certo nodo I si trova contiguamente nel vettore V dalle posizioni P di I alla posizione P di I più 1 esclusa. Quindi se io voglio vedere qual è il vicinato di 2, io cosa faccio? Vado in P di 2, ok? E io vi dico che i vicini di 2 saranno esattamente quelli in da V di 2 fino a V di 5 escluso. E allora è 0, 1, quindi i vicini di 2 sono 0, 3 e 4. I vicini di 2 sono 0, 3 e 4. E l'indice corrispondente è il peso. Cioè l'indice corrispondente in V è il peso. Che figata. E questa è la rappresentazione CSR. Ovvero se possiamo presentare un grafo pesato con solo i tre vettori, ovviamente se il grafo non è pesato non ci serve il vettore V e quindi possiamo rappresentare un grafo con due vettori statici. Che proprietà ha questa rappresentazione? Quanto spazio occupa? Quanto spazio occupa? N più M. Eh? N più M. O grande di N più M. Perché? Questo è lungo M? Questo è lungo n, questo è lungo n più 1. E quindi questa rappresentazione occupa esattamente tanto quanto la lista di adiacenza. Qual è il vantaggio rispetto alla lista di adiacenza? Che non abbiamo i vettori dinamici. E quindi, asintoticamente è la stessa dimensione, ma nella pratica i vettori dinamici non occupano esattamente quanto dichiarano di occupare. Perché noi usiamo il gioco del raddoppio per stare ammortizzati. E quindi se abbiamo grafi grossini magari ci va di sfiga, magari abbiamo un grafo che ha un nodo con grado, che ne so, 150.000 e il vettore però non occupa 150.000, occuperà 260.000 perché la potenza di 2 è dopo. Invece qua occupiamo esattamente, abbiamo un vettore esattamente lungo n perché è un vettore statico. Quindi proprietà 1, comunque grande di n più m, ma occupiamo esattamente quello. E non solo, voi dovete sapere che in realtà quando si fa ottimizzazione all'osso, una cosa che vuole fare perché costa tanto sono le malloc. Se tu hai un vettore di 1 milione di nodi, tu con la lista di adiacenza devi fare 1 milione di malloc. Anzi, molte di più, perché poi quando devi fare la realloc, per il coso sono altre malloc, quindi magari con 1 milione di nodi ti trovi a fare svariate decine di milioni di malloc. Qua c'è un numero costante di malloc. Abbiamo allocato il primo vettore per gli occhi grigi, abbiamo allocato questo qua per il prefix sum, abbiamo allocato la copia, abbiamo allocato questi due. Noi possiamo salvare un grafo in CSR con 5 allocazioni di memoria, indipendentemente da quando sia grosso il grafo. Tutte le altre proprietà che abbiamo già anticipato in realtà sono uguali alla lista di decenza,
possiamo in quanto ci costa determinare se due nodi sono dei vicini esattamente con lista di decenza, perché io vi ho dato la regola per trovare la lista di decenza data questa rappresentazione, e però poi ce la dobbiamo scorrere, quindi comunque ci costa il minimo fra cioè ci costa il minimo dei due gradi dei nodi che vogliamo trovare. Però esattamente come la lista di decenza, il vicinato ce lo troviamo in costo del vicinato, perché noi abbiamo l'indice di partenza e l'indice di fine, e quindi sappiamo che quel pezzo di sottovettore è esattamente il vicinato. Quindi, per ripetere, il modo in cui trovo qual è l'indice di partenza e l'indice di fine escluso di dove si trova il vicinato di un certo nodo in V e V, dove in V c'è l'indice del nodo e in V c'è il peso dell'arco che va in quel nodo, cosa faccio? Se voglio trovare il vicinato di I, so che le posizioni saranno quelle da x di i incluso a x di i più 1 escluso. Quindi se ad esempio voglio trovare il vicinato di 4, cosa faccio? 0, 1, 2, 3, 4, e so quindi che le posizioni in questi due vettori degli archi saranno quelle da 6 incluso a 7 escluso. Quindi 4 va a 2 compreso 1 e basta. Ma abbiamo quindi lo stesso svantaggio delle liste di vicinanza, quello che non hai tempo costante per vedere. Esattamente le stesse, come avevo già anticipato, le stesse caratteristiche delle liste di decenza. Non è cioè come complessità computazionale è identica alla lista di decenza. Però spero vediate tipo i vantaggi di chiamiamola micro-ottimizzazione da una parte, e i vantaggi sono limitati in C. Perché qua non ci sono locazioni dinamiche. L'unico sbattone, come ho detto, è che bisogna fare per forza di cose due passate all'input. Quindi, se avete un file, è strafacile, perché basta che fate fsic e tornate all'inizio. Se avete std::in, invece no, dovreste salvarvi la... Vabbè, ci fanno una locazione più. Cioè, fai una locazione più per salvarti l'input. No. Sì. E that's it, e questa è la CSR. Che figata. Chi l'ha inventato questa cosa? Boh, cioè, non lo so, però nel senso. No, ma so che c'è qualcuno, cioè ci fosse un nome particolare. No, è una roba, cioè una roba abbastanza semplice, in realtà se ci pensi. Ok, mi dite quali sono? 35, mancano 25 minuti. Ok, mancano 25 minuti. No, dico, partiamo con una via. Qualcosa devo fare, perché non voglio partire con gli algoritmi di ricerca su grafo, perché però tipo, comunque giusto per dire una roba su questa. In realtà la rappresentazione CSR, vi ho detto il nome, si chiama Compressed Sparse Rows. In realtà questa non è una roba per grafi, cioè il compressed non sta per comprimere i grafi, è per comprimere le matrici. Questa è la versione compressa della matrice di adiacenza, perché per ogni riga della matrice di adiacenza vi dice quali sono le colonne occupate e con che valore. Questa rappresentazione non è stata inventata per i grafi, è stata inventata per comprimere le matrici. Però per un grafo completo alla fine non va a cambiare niente. Per un grafo completo non va a cambiare niente, ma d'altronde perché sì. O grande di n più m. Anzi, per un grafo completo è peggio, perché non hai la proprietà che puoi accedere direttamente a un arco. Quindi, certo, dipende, per quello dicevo, dipende che tipo di... che problema stai risolvendo. C'è un altro svantaggio in questa qua: non puoi aggiungere archi dopo che hai fatto questa rappresentazione. Non che capiti, però se hai una lista di decenza tu puoi continuare ad aggiungere archi, invece qua no, qua una volta che è fissata è quella. Tra l'altro, fun fact, come potete fare, perché adesso devo andare avanti, cioè voglio andare avanti di fun fact per 25 minuti fondamentalmente, quando poi li finisco finiamo.
come c'è la CSR, c'è anche la CSC. Compressed sparse columns. Cioè ovviamente potete immaginarvi di fare la stessa cosa, invece che farlo sulle righe, lo fate sulle colonne. Utilità? Beh, cioè, dipende da che problema vuoi risolvere. Però dico, in questo caso è la stessa cosa, praticamente. No, perché se lo fai sul grafo, cosa succede? E ti fai la cosa trasposta? E quindi? È la rappresentazione del grafo trasposto? Sì. Cioè la CSC non è altro che la rappresentazione del grafo trasposto. Ok. Perfetto. No, perché non... allora... adesso i prossimi argomenti che farò per la prossima lezione, perché non voglio spaccare su questa, sono... mi è venuto in mente cosa fa. Mi è venuto in mente cosa dire. Comunque, i prossimi argomenti della prossima lezione saranno, questa lezione del lunedì prossimo, di venerdì, la dice esercitazione, saranno, cominciamo a fare due grafi. Perché? Qual è una cosa utile dei DAG? Qual è una cosa utile dei DAG? Perché ho speso parole sui DAG? Tipo, per dire, questo è un DAG, questo è ancora un DAG. Ok, questo è un DAG, mi pare abbastanza legittimo. Notare che per i DAG, ci sono dei problemi che normalmente adesso poi non li abbiamo visti perché sono problemi su grafo, ma ci sono dei DAG, dei problemi che si risolvono in un modo un po' sus, tipo problema su DAG. Adesso lo facciamo in modo ovviamente astratto, perché non abbiamo ancora gli algoritmi e quindi lo facciamo in modo un po' ragionato, però ok, mettiamo che abbiamo un DAG pesato. Ok, abbiamo un DAG pesato, quindi non so, 5, 2, 4, 1, 9, 3, 1, 2, 0. Ok? Problema: trovare il percorso di peso massimo che parte da una sorgente e finisce in un sink all'interno del DAG. Ok? Voglio trovare il percorso dove la somma dei pesi è il massima, che parta da una sorgente e vada in un pozzo nel DAG. Come faccio? Se lo chiedo è perché in realtà sapete risolverlo. È lo stesso concetto del Questa puzza un pochino di programmazione dinamica. Come funzionava la programmazione dinamica? Abbiamo un caso base, abbiamo un caso generico e possiamo sempre assumere che quando risolviamo un caso generico abbiamo la soluzione di tutti quanti i casi più piccoli. Per una qualche definizione di più piccolo, non deve essere per forza un n, basta che abbiamo una notazione di cosa voglio dire più piccolo. Se partendo da un nodo so quanto è, cioè quanto pesa il percorso fino a un certo pozzo, il percorso massimo fino a un certo pozzo, dopo risalendo posso fare lo stesso concetto prendendo il massimo arco prima. I DAG sono importanti perché sono l'unico tipo di grafo che permettono di farci sopra programmazione dinamica. Perché c'è un concetto ben definito di cosa vuol dire problema più piccolo. I problemi più piccoli sono i problemi dei miei figli, che per forza, cioè dei figli, dei miei nodi in uscita, perché sicuramente i nodi che vedono loro sono strettamente minori dei nodi che vedo io, perché non ci sono cicli, perché non c'è nessun modo che uno di questi nodi possa tornare in un punto che è più dietro di dove mi trovo io.
Ma allora io questo problema posso risolverlo con programmazione dinamica? Il mio caso base è che se mi trovo in un pozzo, la risposta è zero. E il passo generale cos'è? Sono quello dei figli. No. E cos'è che è? Sono il peso dei miei figli. No. Cioè, i figli qual è il massimo? Vedo i figli qual è il massimo, cioè prendo il massimo tra dai, per ogni figlio, per ogni figlio valore del figlio più peso dell'arco. Cioè se facessi così, da lì ad esempio mi trovo 0, 2, 3. Lì dove? Perché il pozzo più a destra. Qua? Sì. 0, per forza. 2. Beh, anche qua è 0. Cioè, no, a parte che, allora, la programmazione dinamica parte da sopra verso il basso, poi ovviamente quando salvi i valori per una certa cosa, ci avrai... Okay. Poi si fillano dal basso verso l'alto, ovviamente. Quindi, cosa succederà? Tipo, ne so, se parto da qua, dico, qual è quello massimo che parte da qua? Boh, sarà il massimo tra 9, questo più 9, sarà il massimo tra questo più 9 e questo più 3. Se parto da qua, quanto è il massimo? Boh, sarà il massimo tra questo più 4 e questo più 1. Finché non è ricomposto. Qual è il massimo qua? 0. Qua è sicuramente 0. Quindi torno indietro, torno andrà qua. Qual è il massimo tra 0 più questo o nient'altro? Beh, sicuramente 0 più questo. Però devo calcolare quanto è questo. Questo è 0. Quindi anche questo è 0. Torno qua sopra. A questo punto so... cos'è? È meglio 0 più 4 o 1 più 0? 0 più 4, quindi il valore di questo è 4. Ha scelto di andare di là, torno su, torno qua giù, qua ha solo una scelta, quindi per forza di cose sarà 2, qua, sono scelta, qua era o 4 più 9 o 2 più 3, è meglio 4 più 9, 4 più 9 fa 13. Stessa cosa di qua, avete qua già calcolato, di qua cosa sarà? Qua sarà 2, qua sarà 7 da questa parte, 5 da questa, quindi qua è 7 e quindi il percorso ottimo è 13, che quindi sarà questo qua. Sì, questo qua. E quindi i dati sono importanti perché ci si può fare sopra la programmazione dinamica. Ma è una... cioè... applicare programmazione dinamica su un DAG è efficiente o c'è qualcosa più efficiente? No, no, in generale il problema è che ci sono algoritmi su grafi che se fai su grafo generico ha una certa complessità molto alta. Se riesci a ricondurlo se riesci a ricondurre una programmazione dinamica generalmente ci risparmi tanto. Quindi il motivo per cui vi ho detto delle specializzazioni dei grafi è perché tipo sui DAG molto spesso lo stesso algoritmo generico per trovare qualcosa su un grafo, tipo per dire il percorso massimo su un grafo generale non lo puoi calcolare in tempo polinomiale, è un problema in NP-hard. Il percorso massimo su DAG lo fai in programmazione dinamica in tempo n, perché il numero di stati è n, perché lo stato è dato dal nodo e la transizione è transizione, cioè il numero di possibili passaggi, è il numero di archi. Sì, ma quindi vuol dire che la complessità totale quant'è? Non è un grande di n, ma è n più m, perché ogni arco viene considerato esattamente una volta. Vabbè, diretto. Quindi la complessità generale qua è n più m. Cosa è un DAG? Oltre, cioè oltre ai DAG, quale altra sottocategoria è un DAG? La rete. Tra quelli gli gli alberi radicati. Gli alberi radicati sono dei DAG e quindi a maggior ragione anche sugli alberi radicati si può fare la DP.
Tant'è che infatti, che non, la, cioè non l'avete magari ancora visto, ma uno dei problemi che vi ho dato come esercizi l'ultima volta è una DP su Adar. Qual è? Non mi ricordo il nome. No, non ho capito, è uno dei problemi che ci ha mandato l'ultima volta. Sì, uno dei problemi che mi ha mandato l'ultima volta è una, forse si chiama Balancing, è una DP su Adar. Cioè spoiler, una DP su Adar, nel senso. Però noi possiamo risolverla sapendo che è un albero o anche sapendo che, anche senza saperlo? Cioè il fatto che ve l'avevo dato perché speravo che ci arrivaste, che era un DP su albero. Ah, ok. Però adesso però devo ancora fagliare. Però adesso è un DP su albero, nel senso. Adesso comunque non ci può. E però adesso potete farla perché tipo l'albero ve lo potete salvare come lista di decenza o CSR e quindi potete fare un DP su albero perché avete la, ora la struttura per salvarvi l'albero. Mi dite che ora sono? 48. 12 minuti. Ok. Ma quindi, questo è abbastanza banale, cosa si può trasformare in un albero radicato? Ah, da albero radicato a o... No, cosa si può trasformare in albero radicato? Un albero? Quindi... In particolare con dei certi caveat, perché poi bisogna capire esattamente il problema cosa chiede da bimba da boom, ma a volte si riesce addirittura a fare la DP sugli alberi non radicati. E là è meno chiaro, perché il problema là è che indipendentemente dal problema devi capire come mettere il criterio di cos'è un problema più piccolo. Cioè là è meno ovvio cos'è un problema più piccolo. Cioè ovviamente se lo radichi a quel punto è ovvio, però devi capire come radicarlo per fare in modo che... C'è un criterio per radicare un albero non radicato? Cioè radicare un albero non radicato è prendi un nodo che vuoi, appendi l'albero tra quel nodo e a quel punto c'è determinati le direzioni degli archi. E su quale nodo lo radichi? Dipende dal problema, cioè dipende, devi capire in base al problema qual è il nodo più propizio per radicarlo. Però appunto se è un albero non radicato magari c'è una DP sopra a quell'albero non radicato. E ok, e ultima cosa, che tanto ci metto 5 minuti, vi definisco invece una definizione di connettività per i grafi orientati. Perché poi non ve lo dico oggi, ma poi sbucca la DP anche sui grafi orientati. Perché questi erano DAG, questi erano grafi orientati aciclici. Prendiamo un attimo i grafi orientati ciclici. Sto facendo danni? No. Ne ho messo uno al contrario rispetto a come volevo. Questo lo volevo così. Ok, prendiamo un attimo questo grafo orientato, che non è un DAG, perché ci sono dei cicli, ce ne sono ben due. Come vi ho detto, il concetto di connettività in realtà c'è solamente per i grafi non orientati. Nei grafi orientati c'è un altro concetto che si chiama la strong connectivity, la connettività forte. Tra l'altro facciamo... Sì, va, che preferisco. Okay. La connettività forte. Cos'è una componente fortemente connessa? Mentre una componente connessa nei grafi non orientati era un insieme di nodi, un insieme massimale di nodi dove ogni nodo corrisponde a tutti gli altri. Ok, questa è una componente connessa nei grafi non orientati. Massimale vuol dire che non c'è alcun nodo che posso aggiungere a quella componente. Cioè, tipo, se ho questo grafo, qua è vero, per questo sottoinsieme, è vero che ogni nodo aggiunge gli altri, però non è massimale. Non è massimale perché posso aggiungere questo e ancora vale quella proprietà. Ok? Quindi una componente connessa è un insieme massimale per cui ogni nodo può raggiungere tutti gli altri. Bene. Nei grafi orientati, una componente fortemente connessa è la stessa cosa. È un insieme massimale di nodi dove ogni nodo può raggiungere tutti gli altri. Il problema è che qua sono orientati.
E quindi, ad esempio, se io vado di qua, poi non posso più tornare indietro. Però, ad esempio, se io sono qua, lui può raggiungere lui, può raggiungere lui, può raggiungere lui. Però anche lui può raggiungere lui, può raggiungere lui, può raggiungere lui. In particolare, questi quattro, per quei quattro nodi, è vero che ogni nodo può raggiungere tutti gli altri. Ed è massimale, perché se io tipo aggiungessi questo, spacco la proprietà. Quindi questa è una componente fortemente connessa. Questa è una componente fortemente connessa. E in particolare è sempre vero che io posso partizionare un grafo diretto in un insieme di componenti fortemente connesse. Potrei fare un grafo di grafi tipo... Cioè puoi fare un... Ogni nodo sarebbe... Potresti fare un grafo dove ogni nodo è una componente connessa. Ma cosa esce da questa cosa? No, quasi. Un DAG? No, cioè, se voi fate questa cosa, se voi usate le componenti fortemente connesse come nodi, esce fuori un DAG, perché per forza non ci possono essere cicli, perché se no quella era una componente fortemente connessa. Ma allora, in alcuni casi, io posso fare la BP su qualunque grafo diretto. Aspetta, ripetimi come diventa un DAG. Cioè, se io calcolo quali sono le componenti fortemente connesse, poi vedremo l'algoritmo per farlo, esiste un algoritmo lineare per farlo. Se io calcolo le componenti fortemente connesse e poi uso come nuovi nodi le componenti, okay, e come archi gli archi che non sono fuori dalle componenti, okay, ottengo un DAG. Dovrei prima fare il DP locale e poi... Dovresti, cioè devi prima trovare il nuovo grafo, sì, e poi sopra ci puoi fare DP. Quindi in realtà tutti quanti i grafi, ovviamente dipende dal problema, sono problemi che non si possono vedere così, ma potenzialmente per alcuni problemi potete fare DP su qualunque grafo orientato. Dipende dal problema, ovviamente, a volte non è possibile. Cioè a volte non è risolvibile in DP in questo modo, nel senso. E quindi questo è, diciamo che sono riuscito a finire la lezione facendovi vedere il collegamento tra grafi e DP. E generalmente quando ci trovate una DP su grafi siete contenti, perché di solito gli algoritmi su grafi sono molto costosi per fare roba un pochino più avanzata, e quindi se trovate una DP siete molto contenti. Con questo finita la lezione di oggi, la prossima volta vediamo, iniziamo a vedere gli algoritmi propriamente sui grafi.